affatto contenta del risultato. Le do subito la parola, però le metto un altro elemento, perché è appena uscito un post su Facebook, un'oretta fa più o meno, di Barbara Lezzi, lunghissimo, che vi riassumo così. Coraggio, Movimento 5 Stelle, è davvero ancora un buon alibi dare la colpa alla Lezzi e ai malpancisti spoltronati? Ripercorre alcuni passaggi, poi dice: non sono affatto contenta del risultato, mi addolora, mi fa arrabbiare, non me lo aspettavo così deludente. In Umbria non siamo stati alternativa, non siamo stati il cambiamento, il Movimento merita e ha bisogno ora più che mai della voce di tutti coloro che ci hanno sempre creduto, che lo hanno costruito e che lo hanno raggiunto negli anni, nessuno sia escluso. È un post e un'analisi molto, molto, molto dura, e dice sostanzialmente la Lezzi anche basta di dare colpa a, evidentemente c'è anche un riferimento a lei stessa, a malpancisti e spoltronati. Prego, Corrao. Sì, sono piuttosto d'accordo con l'analisi di Barbara Lezzi e ritengo che anche la disamina fatta da Vecchi sia una disamina giusta. Io l'ho detto, noi siamo percepiti come una forza rivoluzionaria alternativa quando lavoriamo sul territorio e costruiamo programmi alternativi in totale discontinuità con ciò che c'era stato prima. Così abbiamo fatto su molti territori. Non è vero che il movimento non c'è sui territori, perché in alcune regioni, in alcuni territori siamo stati molto presenti e siamo stati anche premiati per questa presenza, costanza e partecipazione costante in questi anni. Però abbiamo probabilmente perso la bussola, ci siamo messi a fare il gioco dei palazzi e il gioco dei palazzi non funziona. Quindi io raccolgo l'appello di Barbara Lezzi, che è anche l'appello di tanti attivisti del Movimento 5 Stelle di vecchia data come me, di vari portavoce. Rimbocchiamoci le maniche, cerchiamo di ricostruire quell'identità, quel movimento collettivo che ha fatto innamorare tanti italiani e che ha dato speranza a milioni di persone. Noi abbiamo questa responsabilità, perché altrimenti lasciamo il buio nel nostro paese. Abbiamo bisogno di riportare la bussola su quella direzione, quindi dell'alternativa positiva, della costruzione di un paese migliore, facendo partecipare dal basso. Chiudo sul discorso della competenza. La competenza in politica spesso viene letta male, quando si prendono professoroni, persone note della televisione, persone che hanno un gran curriculum, che però non hanno nessuno stimolo interiore, che è quello che ci ha portato a noi a costruire un'alternativa, perché il Movimento 5 Stelle, ripeto, è arrivato a prendere milioni e milioni di voti, è arrivato ad avere più del 30% nelle passate politiche, perché è fatto da persone normali che vivono la vita quotidiana con tutti i suoi problemi e hanno deciso di mettersi in gioco per combattere un sistema che era diventato autocratico, che è diventato lontano anni luce da quelli che sono i bisogni dei cittadini. Se il Movimento fa quello, il Movimento è fortissimo, è detta la linea a tutta la politica italiana. Dobbiamo fare quello, levarci la cravatta, levarci dai palazzi e tornare in piazza. Questo dobbiamo fare. Abbiamo bisogno di Battista, abbiamo bisogno di tutti quelli che ci hanno sempre messo la faccia dal primo momento. L'ultima cosa, la voglio chiedere alla Ronzulli.